Eccoci qua, adesso mi sentite ragazzi? Benissimo. Buonasera e benvenuti sul canale Hit Dogs Gamers. Con i microfoni spenti ovviamente iniziamo in diretta. Sono anche molto storto, così almeno cado, ma tanto è il tema della serata, morire male. La prima morte sarà rotolando in una fossa con gli spuntoni, sicuramente. Allora, vedo che c'è un sacco di gente interessata a questa diretta. Ragazzi, voi pensate veramente che noi sopravviveremo più di 10 minuti? Cioè, grazie, grazie. No. Ma secondo me loro vorranno solo vedere la nostra morte, poi basta, se ne andranno via contenti. Io ho preparato un po' di schede personaggio. Possono anche aspettare la seconda morte, volendo. Sì, sì, no, effettivamente. Non per aspettare quante volte morirete? Secondo me assolutamente. Per contare proprio. Partiranno i sondaggi. E, comunque, diciamo un po', raccontiamo un po', tanto io setto la camera che si è storta ovviamente perché sono un animale. Caro Enrico, raccontaci un po' cosa facciamo stasera, caro Gunt. L'hai riassunto benissimo tu, moriremo a dose. Cioè ma allora giochiamo a dose. Abbiamo il Master of Masters più letale di tutti, anche perché Master of Masters ce n'è uno solo, quindi... Giusto. In realtà mi alzo non per mettere a posto la camera. Corretto. Chi non ha seguito e non ha visto la scorsa settimana, sempre di mercoledì, la prima puntata di questa diciamo, campagna... di Ose, quindi uno School Essential. La scorsa settimana abbiamo creato i personaggi, quindi andate abbiamo fatto vedere un po' come si creavano. Come? Andatela a rivedere sul tubo, c'è ovviamente la prima puntata, abbiamo mandato i link e tutto quanto. Ovviamente è un lavoro del tutto inutile e superfluo, visto che poi tanto dovremmo rifarli appunto tra 10 minuti. Ma li faremo offline, la differenza è quella. Ma li faremo, esatto. Però. Sappiamo appunto che Ose si chiama Old School Essential per un motivo. La campagna sarà quella delle sale del Re Sanguinario, che è una campagna molto 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 mortale. Esatto, quella, perfetto. Quella. Ci vogliamo fare del male. Questa. Esatto. Ah no, giusto. No, stai facendo. Che dire, già è mortale di per sé lo school di base rispetto a, diciamo, la concezione dei giochi più moderni. Questa avventura è più mortale, in più abbiamo il Master of Masters, quindi c'è, secondo me, la garanzia di morte è 120%. Cosa può andare storto? Se va storto niente. Qualcosa sopravviviamo probabilmente. Esatto. Tirare un personaggio con 8 punti ferita, no? Tipo, ad esempio, ecco, diciamo i punti salienti dello scorso mercoledì sono stati gli 8 punti ferita tirati dal nostro buon mago Iamone. Esatto, buonasera. Ricordando che sono personaggi di quinto livello, Di quinto livello, esatto, cioè 8 punti ferita al quinto livello, cioè non ci sono parole. 8 punti ferita a livello, esatto. Il Mazinga Z degli Old School Essential. Io me ne vado, cioè, siete vergognosi. Ovvero Ema, con i suoi tiri, diciamo, fortunosi. Ma sì, dai. Soprattutto con l'ultimo sprint finale degli oggetti magici, che ha dato la botta proprio. Ha estratto dal cilindro proprio. Esatto, l'armatura più 3, scudo più 2, cioè praticamente... Lui è un halfling, tra l'altro, ve lo presentiamo di nuovo. E sarà una specie di coso alto, 1,20 m. Più ma meno. Sì, con i tacchi. Troppo, un metro, via. Esatto. Un metro super giù, che però sarà più grossa l'armatura di lui, sarà praticamente una scatola di sardine che girerà per il dungeon, bello protetto, e ci parerà il culo a noi. Ho deciso di tornare solo perché l'halfling è sgravo. Secondo me è una scatola d'acciaio. Sì, sì, sì. È una lattina di tonno con le gambe. Esatto. Comunque io odio gli halfling, quindi questa cosa non mi aiuterà stasera. Poi, non paghi del livello di furtività che avevamo nel party, abbiamo anche un ladro, se non sbaglio. Ovviamente. Che è il buon Lotto Furente. Abbiamo o avevamo? Per il momento abbiamo ancora, dai. Ok. Hai guardato le tue tasche di recente? E infine ci sono io che, insomma, come dire, è una... Se lo nomini chiudo la diretta, giuro chiudo la diretta, se nomini cosa sei, maledetto. Cosa poteva fare tutto quello che voleva, poteva scegliere di fare l'umano, il mago, il chierico, il nano. Cosa hai fatto? Se hai il coraggio di dirlo. Elfo. Che schifo. Quello è bannabile come parola. Sì, l'aggiungo all'automob. Chi scrive elfo sulla nostra chat verrà bannato.
Assolutamente, quindi non pronunciatemi. Quindi sì, per questa campagna sarò l'elfo, sì. Sì, esatto. Un'orecchia a punta, dai. Esatto, però me le sono tagliate. Così bene, almeno. Bene. Ma guarda, cioè io apro a caso il manuale ed è saltato fuori nano, cioè capisci? Allora. Certo, allora, dato che noi non sappiamo assolutamente nulla di quello che ci aspetterà questa sera, se non la morte, io direi che a questo punto, se non avete voi altre cose da aggiungere a quello che andremo a fare stasera, passerei la parola al Master of Masters, che da questo momento in poi aspetta, ha la licenza di ucciderci. Hai dimenticato una cosa fantastica prima. Sì, sentiamo. La sigla. Ah, la sigla. Ed eccoci qua, Master for Master, siamo tutti tuoi. Buonasera e benvenuti a casa del Master of Masters. O magari posso dire alla tomba dei quattro personaggi, a seconda da che punto di vista si guarda. Prima di passare direttamente all'azione, io farei descrivere velocemente ogni singolo personaggio, da cosa è caratterizzato, come è vestito, cosa lo contraddistingue, insomma, partendo dall'alto, dal nostro elfo. Che, ah, io, scusate, sì, elfo, vero? Scusa, non sono abituato. Allora, come dire, io non sono avvezzo a descrivere un elfo, però insomma ci proviamo. In teoria sarei, insomma, un personaggio che utilizza la magia anche, ma è particolarmente portato anche per il combattimento. Ha un arco, porta dietro la schiena, una spada lunga nel fodero accanto alla gamba, delle vesti lunghe e comode che coprono un'armatura di piastre. Quindi c'è del metallo colorato di verde, però si mimetizza comunque anche se è metallo. Capelli tendenzialmente sul corto. Ok, nome che non l'hai ancora detto? Guntael, perché ovviamente qualcosa di Gunt ci doveva essere. Però è con questa desinenza poi elfica. Perfetto, passiamo la parola a quello che è l'oto furente, il nostro ladruncolo. Gastone, vi presento Gastone. Ovviamente Gastone è ladro dal sorriso smagliante e dalle mani più veloci. Si dice che sotto la cintura abbia un paio di pugnali e si porta in giro anche lui un arco e una spada corta, ma la sua arma migliore è un grosso sacco che contiene un sacco di cose. E vi avrà sicuramente raccontato della storia dei poveri orfanelli per cui lui è costretto ad andare all'avventura per riuscire a, come dire, a portarli da mangiare. Quindi un ladro dal cuore d'oro. Perfetto, il nostro Robin Hood dei poveri. Dei ricchi. Yamone, il nostro bel mago. Esattamente. Allora, piacere, io sono Cedric Laios. Sono un vecchietto di circa una sessantina d'anni e sono molto fragile e indosso le mie vesti migliori, che sono ormai grigie e consunte. Sono un mago e, come dire, mi piace molto leggere, mi interesso molto di meccanica, sì, e addosso ho questo grosso zaino da cui spunta fuori di tutto e soprattutto un odore orribile di aglio. Quello penso un po' in tutti gli zaini, se posso dire. Scusate, un po' di canfora a volte serve. O i paletti. E i paletti. Yes. Perfetto. Terminiamo con Lord Moses, il nostro tank del gruppo, o un tanchino. Ma il suo nome è Melvin Oberlock, per gli amici Melvin. Diciamo che è questo bonario halfling da un metro di altezza circa, indossa una sfavillante e ottimamente tenuta armatura a piastre, estremamente luccicante e molto chiara. Assieme ad essa lega spesso sulla schiena questo scudo, anch'esso con un'effigie che potrebbe sembrare sacra, ma non si capisce bene da dove possa arrivare. È una persona estremamente bonaria in realtà e rintontisce i suoi chi ha la possibilità di parlare con lui con aneddoti un po' strani tra il vero e il non tanto vero, diciamola così. Racconta in continuazione di parenti dai soprannomi abbastanza strani,
ma forse avremo modo di conoscerlo. Porta sulle spalle un pesante zaino da cui ogni tanto esce fuori una pagnotta, un salame, che non disegna comunque di condividere con i compagni di viaggio. Alla cintura ha una fionda e un coltello, e niente, diciamo che è una persona che è un halfling che non disdegna le avventure, anzi tenta di gettarcisi. Perfetto. Così, per mettere al corrente tutti, stasera incominciamo in quello, nel modo in cui si dice in media res, non giocheremo niente all'esterno di quello che è l'avventura, ma incominceremo direttamente nell'azione. Leggerò un piccolo incipit, dopodiché poi vi narrerò le dicerie, perché qualsiasi avventura old school che si rispetti deve avere le sue dicerie, che nella maggior parte delle volte sono false, e poi ci appresteremo ad avvicinarci a quello che è la vostra missione. Questo perché spesso, faccio un piccolo cappello, le avventure old school hanno questa particolarità, hanno degli agganci narrativi, ma incominciano quasi sempre in azione, perché si possono innestare in qualsiasi mondo. Sono fatte scritte per essere innestate in qualsiasi ambientazione, avventura, campagna che possiate giocare. Stasera cominciamo in un posto dove una leggenda si narra dai tempi. Sembra che ogni luna di sangue, ogni eclissi della luna, appaia un maniero particolare, un qualcosa che appare dal nulla, popolato da quello che si trova nelle scritture, si racconta nei vicoli, si racconta, i vecchi raccontano, si fa chiamare il re sanguinario. E ogni volta che questo maniero appare, terribili situazioni accadono nei dintorni. Persone spariscono, guerrieri vi entrano per non farvi più ritorno, per provare a sconfiggere quello che è questa leggenda. Nessuno lo ha mai visto, ma il nome, solo il nome, spaventa tutti, chiunque voglia accedervi. Abbiamo 4 prodi che sono cresciuti in questo mito, sono cresciuti sentendo queste leggende, questi racconti, e hanno sempre voluto mettersi alla prova per diventare famosi, anche perché essere famosi vuol dire intascare dei soldi. E non solo. La leggenda narra che all'interno di questo maniero vi siano indicibili ricchezze, pronte per essere arraffate e consegnate a tutti. Prima di incamminarvi per quello che potenzialmente potrebbe essere la vostra ultima missione, riuscite a carpire da alcuni vecchi del vostro paese 2 informazioni che circolano più spesso, e che i gatti affascinano il re sanguinario. Spesso vengono utilizzati per imbonirsi il re sanguinario. Non solo, i muri all'interno del suo maniero sanguinano, e è meglio che voi non sanguiniate. Queste sono le 2 piccole storielle che vi hanno raccontato i vecchi del paese. Non sono di vostro aiuto, perché non vi infondono coraggio, anzi vi fanno ancora di più spaventare. Chiudiamo l'incipit, questo è il vostro jump in the action, e siete in viaggio verso quello che è il maniero. È stato segnalato, non molto lontano dal vostro paese, circa mezza giornata di viaggio. In lontananza assume questo aspetto regale, squadrato, un enorme maniero circondato da lontano da quella che è una siepe altissima. In lontananza riuscite a valutarla intorno ai 4 metri. Man mano che vi avvicinate, vedete che questa enorme siepe cinge tutto il maniero, o almeno è quello che riuscite a vedere. Sembra quasi perdersi a vista d'occhio. Il maniero è una sorta di piccola fortilizio, non più alto di un piano, con delle finestre e qualcosa che vi sta attendendo. In lontananza un cancello sbarra la strada, e davanti al cancello 2 guardie con un'armatura di color rosso sembrano aspettarvi ed adocchiarvi da lontano. A voi, ragazzi. Bene, chi ha la gabbia con la cucciolata di gatti? Tra l'altro erano terrorizzati dai gatti, no, in realtà. Come sono fatte queste 2 guardie? Le 2 guardie hanno un'armatura rossa, rosso scuro,
vi guardano in maniera abbastanza sospetta. Siete a circa 10 metri da loro e vi state avvicinando. Più vi avvicinate e più sembra che la loro posizione assuma un aspetto più cattivo, pronto ad attendervi. Spingo avanti l'huffling. Ma io stavo mangiando del pane e salame probabilmente. Va bene, se mi spingi vado avanti, un po' impacciato. No, no, ma amico Huffling, guarda, noto che... Sì, ma non mi sembrano molto, molto amichevoli. Provo a offrirgli pane e salame. Non credo. Arbitro, ci stanno squadrando, hai detto. Sì, non solo. Dietro a loro questo cancello, che è a largo circa 6 metri, ha un aspetto abbastanza inquietante, perché ha delle fauci rivolte verso l'esterno, come okay. se fossero pronte ad azzannare qualcuno. Alla loro destra le siepi, per un attimo, hai come la percezione che si muovono, ma non ne sei sicuro. Non sei sicuro se è solo una tua idea o se è tutta questa situazione, tutto questo ambiente che ti crea questa piccola visione. Ok. Guardo i miei compagni e dico, ma davvero dobbiamo... Cioè, non mi sembrano molto propensi a farci passare quelle guardie. Ma ci hanno visto? Cioè, nel senso, c'è qualcosa che ci frappone tra sì, loro? Sì, stiano più aggressivi, quindi sì, ci hanno visto sicuro. Sono lì ferme, hanno entrambi, vedete che hanno delle lance, vi stanno guardando, e queste armature rosse che brillano, sembrano forse di cuoio o sangue. Ma scusate, come sempre devo infondere saggezza elfica. Facciamo il giro di tutto il posto e vediamo se c'è. Esatto. Il mago ha ragione. Avete una persona intelligente nel gruppo oltre a me. Io stavo per andare a parlare con le guardie. E vai a parlarci, noi intanto facciamo il giro. Io sto, se vuoi sto con te Gastone, ma dai, a debita distanza. Grande. Vai, lasciamo questi due poveri. Tanto vanno visto, non è che ci se fate il giro. Sì, però così ci facciamo un'idea. Va bene, io le distraggo, facciamo così. Esatto. Quindi prima regola, dividere le parti. Chi è che si avvicina quindi? Io, con tutta solo? La mia... No, c'ho cioè dietro, sto... mi trascino l'huffling. Sì, ma rimango a 3 metri di distanza. L'huffling va trascinato sempre a prescindere. Sì, sì. E conta che peso parecchio. Infatti con l'armatura... Un sacco grande però, ti avviso, e non ho paura di usarlo. Perfetto, vi avvicinate e quando siete a circa 1,5 metri, adesso avete maggior visione di quello che è l'aspetto di queste guardie. La loro armatura è proprio di cuoio, completamente intrisa di quello che sembra un sangue rosso scuro. Le loro lance da sole potrebbero fare paura, ma la cosa ancora peggiore, come ho detto prima, è quello che è il cancello. Sembra volervi mangiare da un momento all'altro. Dietro il cancello, in lontananza, si vede il maniero che si erge su tutta la siepe, sopra la siepe, che è alta circa 3,5 metri. Le guardie, quando vi avvicinate, vi squadrano senza muoversi e tenendo sempre in mano la lancia, quella alla vostra destra, vi intima di fermarvi. Fermi là, solo chi possiede l'invito può accedere. Avete con voi l'invito? Dopodiché si ferma. Vi squadra. Passa gli occhi da uno all'altro, io mi tocco pian pianino la tasca, poi l'altra tasca, poi l'altro. Dov'è che l'ho messo? Forse l'ho lasciato all'orfanotrofio o mi è caduto quando abbiamo attraversato il fiume. Ma ragazzi, non mi riconoscete? Io sono atteso. Bluffo alla grandissima. Nessuno è atteso se non ha l'invito con sé. Se non hai l'invito, vuol dire che nessuno ti sta attendendo. Io da dietro dico, ma sì dai, andiamo a riprendere l'invito. Torno dopo, è questa... Andiamo. Gli dico qualche parola a caso e me ne vado. Tipo, che parole gli dici? No, mormoro tipo, sì, vedete, poi quando parlerò con...
Ok. Le guardie non sembra assumere una posizione di riposo. E vi allontanate girando le spalle o... Sì, io sì. No, io no. Cioè. Non giro proprio le spalle, rimango in tre quarti. Ma okay. Tu non hai un fronte, sei tutto qua. Cioè, esatto. Lo so, ma è sei un cubo di metallo. Sei un cubo di metallo. Esatto. Si rotola. Tu hai l'impressione che il cancello, le fauci di questo cancello che si ergano sopra alle due guardie, per un attimo si muovano leggermente. È proprio questa percezione. Non solo, quando le fauci si muovono, accanto a destra e a sinistra del cancello, la siepe si muove leggermente. È come se fosse animata, come se vibrasse. Dopodiché si arresta nuovamente. Dico a Gastone, ma l'hai visto anche tu? Che cosa, amico Melvin? Quel cancello si muove, l'ho visto, le fauci si muovono. E non è una balla, eh? Guarda, no, guarda, è vera. Allora, se non riusciamo a entrare, a me tocca raccontare per tutta la sera storie inventate all'orfanotrofio. Quindi troviamo un modo per entrare, perché poi già devo fare, come dire, per tutte le cattiverie che ho detto ieri, devo fare ammenda, quindi... Senti, magari andiamo a... Questo posto a me non piace molto, effettivamente. Forse non è stata una buona idea venire fin qua. Disse la Flint coraggioso. Io sono, vi ricordo, coraggiosissimo. Ecco. Sai che lì dentro ci sono delle grosse scorte di formaggi e salumi? E oro. Vediamo. Forse sì. Con l'oro è meglio, l'oro compra un sacco di formaggi e salumi. Andiamo a cercare gli altri. Cerca delle orecchie a punta e vedi dentro. Scusa, c'è stato un... Io allontanandomi con il vecchietto qua, sì. Il mago... Che mi appoggio a te a sotto braccio, ovviamente. Certo, anche perché io sono abbastanza prestante. Dico, eccolo lì, un'altra figura di merda che ci farà fare. Beh, andiamo, va, allontaniamoci prima di farci riconoscere con lui. Va bene, andiamo. Perfetto, vi allontanate una quindicina di metri. Le guardie sono sempre immobili lì, uh-huh. E questa enorme siepe cinge tutto. Verso che parte andate? Verso destra o verso sinistra? Ovest o est? Dai, scegli sempre tu, mago. Sinistra. Vabbè, sempre sinistra. Vai. Sinistra. Quindi verso ovest. Verso ovest. Perfetto. Era una prova per vedere se voi conoscevate i punti cardinali. Però... ah, non per se sapevate la destra o la sinistra. Esatto. Prima ancora. Superata, sopravvivete per tutta la serata, via. Allora, bella, andata. Bastava poco. Perfetto, avanzate tutti verso sinistra e vedete che dopo circa una ventina di metri la siepe svolta a destra. Ok. Poi dovreste vedere. Sì. Che termine. Sì. Notiamo qualcosa di particolare in questa, allora, che andiamo nella siepe? Allora, la siepe, come quella lì davanti, ha ogni volta che i vostri passi si avvicinano alla siepe, sembra che la siepe reagisca alla vostra presenza e quindi si muove leggermente, o magari forse è il vento che ogni tanto spira e rende lo scenario abbastanza inquietante. Arbitro, scusa una cosa, dato che mi hai detto che di nuovo che questa siepe si muove, per terra c'è un sasso? Diciamo che siete in aperta campagna, quindi trovi un po' di tutto. Ok, perfetto. Allora prendo un sasso e provo a lanciarlo contro la siepe. Sì, allora, non fare il solito Hooligan. Siccome potresti fare anche un tiro spettacolare, inauguriamo con un bel lancio di dado, perché poi il nostro Alfing potrebbe tirarsi il sasso sui piedi. O tirarlo in testa al mago. Al mago e ucciderlo. Esatto. Fai un D4 di potrebbe essere la soluzione. Ok. 16. Ok. No, il mago almeno per questo round sopravvive. È salvo. Ok. Tiri il sasso. E sì. Il sasso non sembra passare attraverso la siepe, perché è molto folta. Quindi si... intreccia con la siepe, ma non si muove la siepe, è ferma. Il tuo sasso, se non per il leggero movimento che compie quando è colpito dal sasso. Okay. Dopodiché
hai l'impressione che cada in terra, però si mescola un po' a tutti questi rampicanti. Ok. Guardo Gastone e dico, questo posto mi mette i brividi, sto diventando pazzo. Su via ragazzo, non fare queste vandalismi. Hai ragione vecchio, tu sì che sei saggio, e gli do una pacca sulla schiena. Anzi, bassa schiena perché... Piano, perché si rompe. Piano, è fragile. Mi hai rimesso in sesto un paio di vertebre. Io proseguirei invece a fare il giro. Io invece sono molto sicuro di me, molto baldanzoso. Sono superiore a queste cose. Come tutti gli elfi. Giustamente. Gli elfi per forza. Gli elfi sono sempre baldanzosi. Il maniero è molto grande. Voi incominciate a costeggiarlo sul lato del sinistro. Sì. Dopo una quarantina di metri, l'impressione è sempre la stessa. Ogni volta che i vostri passi si avvicinano alla siepe, questa si muove leggermente. Dopo 40 metri, però, la siepe assume un aspetto leggermente diverso, perché sembra che sia rotta o in qualche modo sia stata divelta, e la vedete da lontano. Ok, questo è quello che riuscite a vedere da lontano. Dei rampicanti vengono fuori dalla siepe e attirano della vostra attenzione. Varrebbe un ingresso. Andiamo a controllare. Ma io sì, guarderei più che altro per terra se ci sono impronte, se c'è qualcosa di particolare che non dovrebbe, come dire, esserci in un ambiente del genere. Io mi guardo attorno circospetto. Spingo la flick avanti. quando vi avvicinate è più chiaro cosa è questa protuberanza. In terra c'è un pezzo di quello che è di inferriata, di velto. I rampicanti sono stati strappati e quello che un tempo doveva essere un cancello nascosto non lo è più, perché giace in terra. Un'apertura si inerpica attraverso i rampicanti e sembra darvi la possibilità di accedere all'interno. Bene, mi giro verso i miei compagni e gli dico, abbiamo questa opportunità, o possiamo proseguire vedendo se ce ne sono altre? Ma secondo voi una cosa del genere non l'hanno assolutamente controllata? Ora è diventato molto più montese. Esatto. L'hanno controllata? Continuo a guardarmi attorno e dico, ma guardo di nuovo l'apertura e dico, a sto punto non è detto che ma sì, visto che è così baldanzoso io gli do una spintarella, dai fai vedere, guarda lì. Sì, prima mi devi riuscire a toccare. Non a te, all'Affling, al compagno Affling. E non ti tocco, mi fai schifo. Okay. Parto in avanti praticamente. Okay. Attento che non ci siano trappole. Ma è lui quello lo spingi in avanti e quando ti avvicini a questo che è una sorta di apertura, vedi che leggermente oltre in terra giace quello che è un cadavere di qualcuno che magari è provato. C'era una trappola. Magari c'era una trappola. Un po' schifato, però guardo un attimo questo corpo meglio perché voglio capire come è morto più che altro. Cosa addosso? Sì, allora, il cadavere è quasi consunto, tutto vestiti ed ossa. Non c'è rimasto, ci sono rimasti pochissimi brandelli di carne. Giace lì da tantissimo tempo perché non è né marcescente e nemmeno odora più. Quindi sicuramente giace lì da parecchio. Parecchio. E però ha abbigliamenti normali, abbigliamenti di quelle che possono essere di una persona né nobile né meno povera, una persona borghese. Ma prova a vedere un attimo che cosa ha addosso, a parte gli abiti. Non lo denudo. Fai un passo verso l'interno. Sì, diciamo che tenendo proprio l'ultimo piede molto in fuori, però sì. Okay, l'ultimo piede, quanti ne hai?
fai un passo verso l'interno e quando entri, questi rampicanti è come se si protendessero verso di te, ma questo spazio è abbastanza largo che ti permette di non essere toccato dai rampicanti, ma è come se si animassero, si muovono tutti e provano tutti a prenderti, ma non ci arrivano. Ok. Molto probabilmente il precedente avventore ha già creato uno spazio adatto a farti passare. Cominci a toccare il cadavere e stranamente sembra che nessuno abbia toccato questo cadavere da tanto tempo. Al suo interno infatti trovi quello che è un borsello che tintinna e alcune boccette. Ehi, ricordati che ogni volta che tocchi qualcosa che tintinna c'è la tassa per gli orfanelli. Una moneta per gli orfanelli. Dove finisce? Sei ridicolo. Allora, ladro. Senza la sfortuna colpisca chi non aiuta gli orfanelli. Senza io devo farmi la pensione, ok? La pensione del mare. Vorrei ricordarvi che l'unico che è dentro in questo momento è il nostro Halfling. Io salto e lo seguo. Un metro. No, comunque il discorso è: prendo sta roba, non controllo per il momento che cosa sia, ci penserò dopo, ma adesso mi voglio togliere da quei rampicanti che mi stanno facendo abbastanza paura. Si muovono, sai, è come se davanti a te c'è il maniero. Ora che sei dentro, tu hai una maggiore visione di quello che è il maniero, anche perché loro non riescono a vederlo, perché la siepe è alta circa 4 metri e quindi diventa abbastanza impossibile vedere sopra, ma tu hai una visione più completa. È abbastanza imponente, messo molto bene, e abbastanza invitante, sembra lì pronto a chiederti di entrare. Ora te lo visualizza subito. Riesci a vedere appunto che si protende per tantissimi metri, sia a destra che a sinistra. Okay. In lontananza riesci a vedere quello che forse è il cancello, perché vedi lontananza c'è davanti quello che è un giardino e in fondo il cancello, perché scorgi delle figure piccole davanti al cancello. E da dove sono io fino al cancello ci sono altre guardie al netto di quelle figure piccole che mi hai detto? Allora, al netto di quello che riesci a vedere, sì, non sembrerebbe, anche perché il giardino è abbastanza alto e quindi non ti dà una visione completa. Ma intorno non sembrano esserci altre guardie a vista. Ok, guardo attorno e poi mi rivolgo verso gli altri che stanno dall'altra apertura e dico: via libera. Io salto, lo seguo al volo proprio. Okay. Io sono molto curioso di natura e ho un oggetto che mi interesserebbe provare nei confronti della siepe ed è il mio bastone dei boschi. Vorrei vedere, avvicinando questo bastone dei boschi, cosa succede con la siepe. Se reagisce nello stesso modo. Dicevo, io prima che faccia qualunque cosa passo, vado. prima che chiuda tutto. Prima che si faccia mangiare da questa cosa, tirato dal bastone. Halfling, t'ho visto. La tassa degli orfanelli, ricordatelo. È un attimo che poi l'arbitro mi deve dire che cosa tintinna lì dentro. Certo, tintinna. Madonna. Delle monete, che se vuoi sapere quante sono, devi comunque sia aprirlo, no? Ah, l'hai detto in una maniera che non è molto invitante. non si toglierà mai in un'altra maniera. Sì. Ma nel frattempo che magari l'elfo maneggia con i suoi orpelli da orecchia punta, magari sì, do un'occhiata. E poi guardo anche quelle fiale che mi hai detto che cosa potrebbero essere, se più o meno. Allora, mentre la cosa è contemporanea, mentre il nostro elfo col suo bel bastone prova a toccare la siepe, tecnicamente non vedi sprigionare nessuna energia magica, potenza magica dal tuo bastone. L'unico effetto che hai è che quando ti avvicini la siepe sembra animarsi e muoversi leggermente verso di te. Ok, quindi nessuna differenza rispetto a sempre, insomma, quello che abbiamo visto fino assolutamente, adesso. Assolutamente. Okay, va bene, rimetto il mio bastone a posto e passo nel varco. Okay. Insieme agli altri. Mentre invece tu, Halfling, quello che trovi, guardi dentro la borsa e sono monete d'oro, così ad occhio una cinquantina. Okay. E
quattro boccette, due sono completamente, contengono un liquido completamente trasparente, mm-hmm. e le altre due un liquido, diciamo, azzurrognolo, e tendente celestino, mettiamo così. Ti ricordo che è possibile assaggiarle leggermente, per capire. Oh, 50 monete d'oro dell'acquavite. 49 monete d'oro trasparenti. Aspetta, sto facendo inventario, esatto. Di che cos'è? Mentre tu fai l'inventario, c'è stata una battutona fantastica sul gruppo master. Per guardare dentro il borsello, cosa tiro? Tiro iniziativa. Esatto. Avevo paura che rispondesse così, effettivamente. No, era un borsello. Nascondoci un drago dentro. Un mimic borsello. Difficile, ma non impossibile. Ci ho pensato per un attimo. Poi ho detto, no, dai. A sto punto. Non posso plasmare l'avventura in questo modo. Metto la mano dentro il borsello. Prendo una moneta e gli dico, vado da Gastone e gli dico: potrei mangiarci un ottimo dolce della zia Verara, ma vabbè, sarà gli orfanelli. Bravo, che la fortuna scenda su di te, si ricordano sempre. Poi mi giro verso il mago e gli dico: secondo me questa storia degli orfanelli è un po' una mezza cazzata, però nessuno detto, scherzi sugli orfanelli. Io invece dico, beh, meglio tardi che mai arrivarci. Comunque, fa vedere quell'acquavite che hai trovato. Vedo sia le boccette, sono due tipi, una è colore trasparente e una è colore azzurrino, giusto? Sì, sì. Sì. Ok. Ok, le guardi? Sì. E... tira iniziativa. No, diciamo che potrebbe berle e fare della scheda del personaggio, però insomma l'ho dato quello con più punti ferita, infatti male male, ho fatto 46 liquido trasparente, lo provi a assaggiare, provi a metterci dentro un dito, che cosa metto, fai? Lo stappo la boccetta, metto il mignolino. Allora, quando stappi non sembra provenire nessun tipo di odore, completamente inodore, e quando metti il mignolino non si fonde, e la cosa è già mi sembra già buono. È già buono, è già un passo avanti, e no, riconosci che forse no, non è una pozione, magari è non so, o dell'acqua santa o insomma qualcosa da essere nascosta in una bottiglia, in una boccetta, non può essere roba da bere normalmente che possa dissetare, ma qualcosa di particolare. E quindi il tuo acume, la tua intelligenza ti permette, che è una delle poche cose che hai insieme al mazzo, ti permette appunto di capire questo fatto qua. Le altre due boccette, quando le apri, hanno un odore leggermente diverso, un pochino dolciastro, ci metti il dito, non si fonde nuovamente, è leggermente viscoso e assaggiandolo quel poco assomiglia a quello che è una pozione di guarigione, a qualcosa del genere. Okay. Qualcosa, essendo comunque sia di una certa esperienza, vi siete già imbattuti in qualcosa del genere, ma ahimè purtroppo non ne siete in possesso in questo momento. La vostra vitagrama non vi ha permesso di accumulare tanti soldi fino a questo momento per comprarvi tantissime pozioni. Queste qua sembrano essere delle boccette di acqua santa, molto utili, e me le infilo nel... Non vogliamo sapere dove. dentro la giacca. Vedi, amico Huffling, chi pensa per sé e chi pensa per gli altri. Niente, l'udito non ti funziona molto bene. La maggior parte delle cose che dice sono stronzate, vai tranquillo. Okay. Dicevo, invece queste qua parrebbero essere delle boccette di cura. Io non me ne faccio molto. La vita arriva a morte, non è che... fai il granché. Beh. Al mago più coraggioso che io abbia mai conosciuto. Beh, queste potrebbe servire al nostro tappetino ambulante qua, che potrebbe pararci colpi per noi. Nel senso, se volete le tengo io e le uso su di voi quando vi prenderete una qualche... Mentre lo dici, gliele tiro una verso di me. Sì, e dico, si avvicini in modi. Sai, una volta io conoscevo una razza coraggiosa, forte, che in battaglia faceva scappare i nemici. I nani, e guardo l'elfo. E appunto, neanch'io purtroppo. Forse perché si sono estinti tanto tempo fa, per la supremazia elfica.
Mio zio Franklin era un nano, ma questa è un'altra storia. Quindi... finitela con queste facezze. Questo posto è pericoloso. Andiamo oltre. Anche perché, comunque sia, questa luna di sangue, questa eclissi, rende l'ambiente abbastanza particolare. Tutto intorno a voi sembra quasi coperto da una luce scura perenne. Quindi... Io prendo il ladro così, tipo sotto braccio, cioè nel senso vicino, lo abbraccio un pochino con ecco, ecco. E col bastone indico, vedi quella luna? Ecco, muoviamoci. Quindi scendete verso sud, immagino? Il maniero è... Sì, perché noi adesso siamo contro una parete del maniero, praticamente. Sì, siete contro una parete, vedete che al piano del superiore ci sono delle finestre, mentre invece al piano inferiore non ci sono finestre. Ma al piano superiore ci sono delle finestre? Sì. Ragazzi... Guardo gli altri e dico... Beh... Ragazzi, potremmo entrare dalle finestre. Non c'è problema, esatto. Lasciate fare a chi queste cose le sa fare. Io tolgo subito lo zaino, lo poggio a terra e tiro fuori un rampino. Che ho anch'io e che anche il ladro. Io ho la corda? No, io non ho un rampino, ma io voglio arrampicarmi. Non ho la corda. Io voglio arrampicarmi. Tanto per ricordare a chi non gioca a Ose, cascare da 3 metri è un di 6 danni, cascare da 6 metri è 2 di 6, cascare da 9 metri è 3 di 6, così, eh? Sì, ma non è un problema. Cioè, ragazzi, hai capito? Ragazzi, come disse... Inciampare su un gradino... Allora, col 91% di arrampicarsi, secondo me ce la posso fare. Cioè, però io guardo, ma ti tiro giù la corda, non ti preoccupare. No, ma ti ha tirato fuori il rampino per te. Ma così lo agganci a qualcosa e resta più rigido, che se cadre io mi faccio male. Il mago parla con saggezza. Giusto, ma io prendo il rampino e mi guardo intorno, e agile come una faina, provo ad arrampicarmi. Si rifletto i muscoli e sono nel vuoto. Sono nel vuoto, esatto. 6 mesi dopo. Prima occorre che tu col rampino tu riesca in un qualche modo a raggiungere il punto desiderato, perché potresti essere anche un ladro che si punta la corda del rampino intorno al collo. Quindi io proverei prima a fare un... No, io volevo arrampicarmi tipo in maniera old school, cioè a mani nude, poi per la finestra, sì, davvero ladro, cioè ragazzi. Davvero, davvero del ladrissimo, perfetto. Allora, tira te il dado del percentuale. Abbiamo l'epitafio. Attenzione. Io mi arrampico old school. Io mi arrampico old school. Però effettivamente... Minchia ragazzi, sono andato vicino comunque. 87%, contando che avevo 91 ci sono andato veramente vicino. Molto vicino. 87. 87, accidenti. Perfetto, cominciate a vedere questo gatto che sale, passo 3, sale, metri, salirò 9 metri e arrivi a quella che è una finestra non molto grande e abbastanza scura, sembra che la finestra sia imbrunita, adesso che ci sei vicino l'hai più chiara, ci passi quasi, se tu ci volessi passare attraverso, ci passi proprio giusto. Proprio di misura, perché non è tanto larga. Ma volendo riesco a legare già il rampino qua? In questo momento non vedi niente di saldo, forse magari all'interno c'è qualcosa. Ragazzi, tanto non è che Gastone, possiamo... Gastone, cosa vedono i tuoi occhi da ladro? Quello che sentono le tue orecchie d'elfo, maledetto ubriacone, con l'orecchio a punta. Che magari ci sono delle guardie, ci sentono. Io a questo punto, pian pianino... rotolo dentro. Oh, aspetta, la sfondi la finestra? È per forza. È che devo fare? Ha capito, è chiusa ragazzi, cioè dall'esterno non ha la serratura. Ma ha la serratura dall'esterno? Ormai l'ha detto. Ma non ce l'hai il coso per tagliare il diamante? No! Cioè, allora la finestra è chiusa. Nella finestra ci sarà. Sì, ma non ha dall'esterno la serratura. Che cazzo di finestra è, scusami. Ma magari riesci a passare. Prova a vedere, no? Nel senso... Arbitro, riesco in qualche modo a passare senza spaccare tutto? Allora, potresti, quello che è della meccanica delle porte, potresti applicarla alle finestre,
per te è come se fosse una finestra incastrata, quindi devi provare due a su sei. Vabbè, magari infilando i tuoi arnesi sul lato della finestra provi. Ragazzi, la serratura. 2 su 6, tira l'arbitro, tiro io. No, in questo caso tiri te. Ok. Sì, tanto è palese se non riesci. 2. Grande. Perfetto. Con una pedata riesci ad aprire la finestra. Quando apri la finestra, comunque sia quello che si prospetta davanti a te, non è così bello, te lo mostro subito. Aia. Un corridoio largo 3 metri con le pareti rosse, abbastanza rugose, e hai come devi andare verso est, molto molto verso est, a destra, a destra, a destra, a destra. Okay. Eccolo. Allora, ok. Allora, ma io non voglio andare avanti da solo, ovviamente, né fare il giro per le porte o fare altre cagate. Io voglio solo fissare il rampino più facilmente possibile e farli salire. Come mai questo? Hai paura? No, mai, ma mi manca il mio amico Huffling. Il tuo appoggio per i piedi. Allora, ricordiamo, gli orfanelli hanno bisogno di tante monete per arrivare tutti a studiare, quindi più persone sono in giro, più meglio. Allora, entri dentro il corridoio? Entro. Per forza, cioè sono sceso lì dalla finestra, mi metto i piedini giù, mi guardo intorno. Volevo appunto sapere questo fatto qua, perché non è così scontato. No, leggo il rampino. Perfetto, entri dentro il corridoio e adesso è più palese. Il corridoio è un corridoio abbastanza lungo, non c'è fonti di luce. Quindi la tua visione è veramente limitatissima grazie alla poca luce che proviene dall'interno. Ok. E ora ti faccio vedere sopra e sotto. È più lungo di quello lì che vedi. Si estende sia a nord che a sud. Vedi che continua. E le pareti sono, come le hai viste da fuori, rosse, rugose. E a tratti sembrano sanguinare. Allora, guarda, io faccio, cioè, se non trovo niente per legare il rampino, lì dimmelo tu. Legare subito subito sotto dove apri la finestra, c'è uno spazio dove riesci in un qualche modo a fissarlo. E lì faccio segno di venire su. Perfetto. E come salgano loro? C'è fissato la corda, no? Sì. Fissato la corda. Io vado su. Aspettate, fate andare me, così mi prendete se cado. Ma era meglio così, io ti cadevo sopra e... Se non riesci, io una pozione del volo te la posso vendere per 500 monete d'oro, te la vendo. Io mi devo fare la pensione, No, effettivamente è meglio che vada il mago. Vai. Ti prendo io se cade. Già come sei preparato, lo guardo, mi rivolgo verso l'Halfling, mi affido su di te. Elfo, ti voglio tutti bene. Mio cugino era campione di presa dei maghi. Lo sport nazionale proprio. Sport tipico. Acchiappa maghi. Sì. No? Ok, allora mi rigiro verso l'Elfo. Mi affido a te allora. Sei in mani sicure. Sì. Vai sereno. Sei in nani sicure? Sono in nani sicure. Va bene, devo tirare qualcosa, immagino. No. Cominciamo a salire dal rampino attraverso la corda e piano piano, con fatica, raggiungi sopra. Anche tu, quando arrivi, hai questa impressione, a parte che la raggiungi abbastanza ansimante. Okay? Sì. Hai questa sensazione strana, questi muri che sono abbastanza opprimenti, che sembrano in un qualche modo non zampillare sangue, ma pulsare, come se avessero delle vene, e ogni tanto c'è qualche piccolo rigolo di sangue. Questo posto è terribile. Effettivamente, se volevi la gita a Luna Park. Perfetto. Anche gli altri tuoi compagni ti raggiungono? Vai, Huffling. Vado io. Perfetto. Mi guardo un attimo ancora intorno per vedere se c'è qualcosa che si muove, o le guardie, se delle guardie sono arrivate o cose del genere. Mi arrampico anche io. No, non sembra che ci sia niente d'intorno, o almeno non si muove niente. Cominci ad arrampicarti e anche tu raggiungi dopo poco quello che è
questa finestra. Stessa sensazione anche tua, vieni pervaso da questo senso, come posso dirti, di tristezza che le pareti emanano di su di te. Un po' come un dissennatore. Quando entri, i tuoi occhi riescono a vedere maggiormente rispetto agli altri. Sì. E praticamente verso il basso, verso sud, sembra che una fonte di luce naturale in un qualche modo provenga da sud, e a nord invece il corridoio svolta a sinistra. Ok, quindi come se a sud ci fossero poi delle scale che vanno verso il basso? No, qualcosa che viene fuori come una luce naturale, mentre invece a sinistra l'ambiente è un pochino più cupo. Ok, allora, loro invece voi non vedete assolutamente nulla. Un accidente. No, allora, tecnicamente vedono proprio flebile, non sono proprio ciechi, perché per ora hanno sempre la luce, che la poca luce che proviene dall'esterno. Ok. Allora, mi guardo un po' intorno e dico, di là sembra provenire della luce, mentre di qua è tutto completamente buio. Potrei provare a dare una sbirciata dietro l'angolo, ma forse per voi è meglio dare una luce a tutto quanto. Volete cercare delle trappole magari? Forse è meglio cercare di passare meno più inosservati possibile. Aspetta, sì, ma comunque vivi. Ragazzi, io restituisco la corda col rampino al mago. Grazie. E gli faccio non dimenticarti delle tue cose. Sì. Non ricordate la moneta d'oro per gli orfanelli? No, mica ogni... cioè la tassa degli orfanelli. Senti, allora, io ho visto che sono l'unico che ci vede, quindi bene, perché non c'è nessun altro, no, con la scuola visione. No. Ok, infravisione. Sì, scusami. Lo dico solo: l'infravisione funziona come una visione termica. Si vede come il Predator. Come Predator, gli esseri vivi si vedono in arancione rosso, le cose morte o le cose inanimate si vedono blu scuro nero. Non è possibile leggere quando si è con l'infravisione, certo. Ma rumori, scusate, tutto questo rumori? Non sembra in questo momento, da dove siete, che provengano rumori. Ok. Io allora, costeggiando la parete esterna, quindi quella di destra, vedendo la mappa, con molta circospezione e guardando bene dove metto i piedi, mi avvicino, diciamo, mi accingo ad arrivare verso l'angolo nord. Ok, per vedere cosa c'è da quell'altra parte dove svolta il corridoio. Il corridoio svolta e dopo poco ci sono delle scale che vanno verso il piano inferiore. Ok. Degradano verso il piano inferiore. Ci sono porte, qualcosa? No, non ci sono porte. No. Come vedi proprio le scale... ci mancava la parete. Senza gli occhiali prendo male la mira. Ok. Ok, scende di lì, benissimo. A questo punto faccio la stessa cosa, sempre con molta circospezione, scendendo, sempre costeggiando la parete di destra, e vado a vedere dove svolta lì. Prima che, dato che devi passare davanti a noi per andare dall'altra parte, certo. Ti fermo e ti dico, usa questo, mi ha salvato il sedere parecchie volte, e gli do uno specchio, il piccolo specchio per guardare oltre gli angoli. Ce l'ho anche io, non ti preoccupare. E allora perché guardi? Senza perché usarlo? È un elfo. Perché io ci vedo tranquillamente. Sì, ma lo specchio non serve per vedere. Amico, è un concetto complicato. Che potrebbe sempre riflettere della luce e potrebbe rivelarmi. Gli elfi sono strani. Tecnicamente ha ragione. La luce si viaggia come se fosse una sorta di raggio, no? E quindi può rimbalzare. Bene, vi lascio alle spiegazioni del mago. Nel frattempo io vado. Avevo una nonna petulante come te. C'è chi riesce perfino a deviarla questa luce in maniera da creare dei colori. E mentre farnetica l'elfo va a farsi uccidere. Sì, io non so più cosa dire. Sarebbe molto interessante, ma qui abbiamo una fortezza da svuotare.
E quindi vediamo questo. Questo tratteggio che cosa mi rappresenterebbe? Praticamente rappresenta che va verso l'esterno. Infatti vedi che quella parte lì va verso un balcone. Ah, ok. Si affaccia quindi fuori. Si affaccia fuori, che è la luce che forse... Ti vedevo. Okay. La luce naturale che te vedevi provenire. Anche in questo caso... Però da dove sei non riesci a vedere oltre. Ok, però della parte sud non ci sono porte, c'è solo una parete semplice. E lì anche finisce praticamente, cioè c'è niente. C'è solo questa apertura che va verso il fuori. Che va verso fuori, sì. Quello che sembra, da dove vedi, dall'angolo dove sei, ti sembra di vedere un terrazzo. Va bene, allora torno indietro, ripercorrendo lo stesso percorso dell'andata. E riferisco, faccio cenno verso nord, ci sono delle scale che scendono, mentre verso sud c'è un'apertura che dà su un terrazzo. Quindi avevo proprio bisogno di aria fresca. Credo sia poco salubre anche l'aria fuori qua. L'aria fuori? Sì. Ma quindi è un unico corridoio? Non c'è un altro passaggio oltre? Non ne ho visti. Bizzarro. Se volete possiamo provare a guardare meglio, ma... Dato che la via è libera, potremmo portarci tutti verso l'esterno. Sì, perché no? Magari c'è qualche altro ingresso poi dall'esterno. Qualcuno... È una sala del tesoro, chissà. Qualcuno rimanga solo magari qui all'angolo per vedere se non sale qualcuno nel frattempo. Il mago, che è quello che... No, grazie. Ci passano sopra senza neanche che ci accorgiamo. Al mago. Ma, potrebbero salire anche rumore quando cade. Non va bene. Vai, ladro. Gastone, hai voglia di fare questa cosa per noi? Un attimo, sto andando. Piano piano, zitto zitto. Non devi andare da nessuna parte, devi rimanere dove sei. Devi rimanere lì, tu. Ma no, ma io volevo andare ancora. Va bene. E quindi muovendomi silenziosamente vado un po' più avanti, dico che sto lì, in realtà vado a dare un'occhiata un po' più... Verso nord? Yes. Ok, ti avvicini anche te, vedi che ci sono delle scale, solo che appena scantoni la tua vista non ti permette di vedere tanto oltre, quindi in un qualche modo dovrai munirti da una fonte di luce. Una cosa che però vedi, sembra che da sotto... ci sia leggermente più luce, ma non tanta, leggermente più luce. Allora, a sto punto... Noi invece andiamo verso avanti, il terrazzo, esatto, e tu rimani un attimo a fare il palo certo. E poi torniamo indietro. Almeno sei utile per qualcosa, ladro. Non ti rispondo, sottospecie di orecchie a punta. Su, ragazzi, abbiamo tutti un nome. Mago, orecchie a punta e ladro. No. Sono okay, importanti direi... solo i nomi elfici, gli altri non contano. Ma solo perché ve lo scegliete voi, non è che... Com'era Scrota, il tuo? Vai. Sì, corretto. sì. Vai dai tuoi bambini a... Ehi, sono serissimo questa cosa. Non si scherza. Con gli orfanelli. Va bene. Hai pagato la tassa della moneta d'oro tu? Per il rampino, furbetto di un elfo? Vai a fare il palo, renditi utile a fare qualcosa almeno nella tua vita, inutile. Andiamo sul balcone. Andiamo. Ok, quindi scendete verso sud. Sì. Arrivate... io in testa ovviamente, che ci vedo un pochino di più. Ok, perfetto. Comunque sia, ci vedete un po' tutti perché... Ok, c'è un po' più di luce fuori. Sì, assolutamente. Vi faccio vedere prima il balcone e poi vi amplio il resto. Mm-hmm. Dell'aria. Il balcone ha comunque sia è abbastanza ampio, lungo 3 metri e profondo per 9. Dalla parte dove siete voi c'è quello che è un telescopio, dalle fattezze molto ricercate, oro e argento, e qui sembra che stia puntando da qualche parte. Da quell'altra parte invece quella che è una poltrona, ed accanto alla poltrona una pianta abbastanza alta, circa 2 metri, non sembra invasata, cioè non è che li fa proseliti, e emana un profumo
abbastanza particolare. Sentite che l'aria è permeata da questo profumo, un attimino particolare. Allora, mi verrebbe da dire palla di fuoco, però... No, vabbè, dai. No, scherzo. Allora, guardando la pianta, giro verso il mago e gli faccio... Ne hai già viste altre di queste... questo tipo di piante, tu? Arbitro, ne ho già viste altre? No. Non solo, per citare qualcuno all'interno della chat, tiratemi un'iniziativa di gruppo. Ecco, ecco. Yeah, yeah. Io volevo guardare. Quindi vedi che palla di fuoco funzionava. Vi ho dato spazio per poter fare qualcosa, non lo avete fatto e quindi... Va bene. Tutti tranne il povero ladro che lontano. Che nel momento in cui ti giri verso... il nostro mago, vedi che la pianta incomincia a muoversi molto similarmente ai tentacoli, alle siepi all'esterno, e è come se si aprisse una selva di tentacoli, si irradiano dalla pianta e si aprono in maniera ritmica questi bulbi che sono formati da denti gialli con al suo interno qualcosa di scuro che in maniera ritmica si aprono e si chiudono come a volervi mangiare e lentamente viene verso di voi. Ok, allora, si muove proprio. Si muove. L'iniziativa la facciamo di gruppo per velocizzare l'azione. Ok, e una cosa, dovete dichiarare se fate incantesimi, che poi te sei l'unico che le può fare, quindi. No, c'è il mago, scusami. Cioè, servo solo a quello io. Prima dell'iniziativa, se lanciate incantesimi, dovete dichiararmi l'incantesimo. Dopodiché poi va visto se vincete l'iniziativa o no, se venite interrotti o no. Controllo una cosa dell'incantesimo. Palla di fuoco? Quanto... No, sì, esatto, quanto fa male, no? Io no. Quanto fa male lo sappiamo, quanto largo... Allora, il mago non lancia l'incantesimo? Okay. Stavo meditando sul sonno. Qui dice che causa un torpore magico in creature che non siano non morti. Quindi in teoria questo non è un non morto. Potrebbe funzionare? Magari una pianta morta. Allora, sicuramente non ti risponderò mai. No, vabbè, però nel senso che data la mia intelligenza, la mia preparazione, ragazzi, l'elfo è scemo. Cioè, vi rendete conto che vuole addormentare una pianta? Sì, ma questa pianta è viva. Tipo, ne hai già viste altre in vita tua di piante vive? Ma io sono distante, quindi fottiti. Tutte le piante sono vive. Tutte le piante sono vive in realtà. Sì, ma questa più di altre. Perché quelle si muovono molto più lentamente. Scrota il tagli le radici. Ah, ma cosa ho fatto di male io? Hai scelto il party? Vabbè, senti, dato che non sono sicuro e qua bisogna muoversi in fretta e straggo l'arco. Ok, allora aspetta. Se non lancio incantesimi non c'è problema. No, sì. Prima di gruppo, uno tira il dado da 6 per tutti. Dai, tiralo tu, mago. Vado, 2. Non ci metti nessuno. Ecco, il mago ha compiuto. Tocca a voi. Prima le armi dal lancio, quindi... Ok. Mago. Allora, io vado con il mio simpatico arco lungo. Sì. Sti elfi con gli archi. Sì, più che altro un arco lungo dentro una magione, cioè te l'immagini. Ma sono fuori, testa di rapa che non sei alto. Sì, ma solo su sto balcone puoi usare. Sì, ma è una magione, non c'hai i soffitti di casa tua, pezzente. O comunque nei soffitti di casa mia l'arco lungo si usa. L'arco lungo si usa anche nelle vie, però... Dentro le colline, cioè... L'hai già fatto. Il soffitto alto un metro, cosa vuoi? Sì, esatto. Poi l'arco lungo per un halfling, cioè è alto. Scusate, volete la foto? No, ci vediamo. Ma io mi fido, avete fatto dei tiri per creare i personaggi, roba no, cioè, non fatto... si fidasse. No, vabbè, ho fatto 20. Là, primo tiro. No, questo no, non l'acqua, se volete vi faccio la foto, non ho toccato, cioè le mani. Guarda che ladro ero io, cioè tu sei l'elfo. Smettila, vabbè, gli elfi ladrano anche più dei ladri. Dai che hai spostato il dado coi piedi, lo sappiamo. Dimmi, complimenti. Ok. Quindi direi che comunque colpito. Sì, direi che l'hai colpito in maniera incredibile. La tua freccia parte lungo il balcone,
E si va. Allora, qualunque un D6, 5. Ok, non male. Nessun altro armi da lancio? Io volevo lanciare una boccetta di acqua santa. Di quelle che abbiamo trovato. Allora, solo. Ok, solo per farti capire com'è che funziona, il lancio di un oggetto del genere è come se tu lanciassi colpendo una classe armatura 9, quindi un oggetto senza classe armatura, con la tua taco. 1. e Yamo continua con i suoi tiri. Giustamente, Yamo cambia dati. Dopo un 20. Non ci poteva che non essere un 1. Assolutamente. La tua boccetta, provi a lanciarla, ma forse non sei così atletico da poterlo fare, cade addosso, praticamente ti scivola, ti cade sul tuo corpo e... Sei santo. C'è una luce che non va più. Vai tranquillo, era quello di prima. E praticamente sto diventando sempre più verde. Ma la pianta, del resto è una pianta, ragazzi. Sto trasformando nella pianta, esatto. Sei completamente intriso di questa acqua trasparente, che potrebbe essere acqua santa, e che hai appena adagiato sul tuo corpo. Alias sprecato. Non volevo essere così cattivo. Però fa bene alla pelle, la tua pelle raggrinzita sicuramente ne giova. Più che altro ti senti bene, ti senti connesso con il tuo Dio. Spiritualmente. Oh. Perfetto. Molto bene. Che fa invece? Io estrarrei il mio martello e scudo in mano provo a destreggiarmi con i rampicanti di questa... Cosa usa? Dei tentacoli? Cosa fa? Sì, vedi che ha praticamente tantissimi tentacoli che spuntano da sé e hanno in cima dei bulbi che si aprono e si chiudono come se fosse una pianta carnivora. Provo a colpire in mezzo. Vai, panzerotto. Ci vai di corsa o ci vai... Normale, camminando con una certa cioè sulla difensiva, mettiamola così. Non mi lancio a capofitto. Ok. Ho fatto 12 sì. più 1, 13. Il bonus dell'arma? Sì, più 1. Il bonus di forza? Non ho bonus forza al tiro per colpire, quindi 13 in tutto. Ok, 13, perfetto. La colpisci? Ah, ok. So di aver fatto è una classe armatura schifosissima. Assolutamente. Il martello da guerra è un D6, se non ricordo male. E ci devi mettere anche il bonus dell'arma, che è un'arma appunto. Sì. Ok, ho fatto 3 più 1, 4. Ok. Quando, nota di folklore, quando questo martello colpisce, sentite ai, venire dal martello. È proprio un'arma halfling, non poteva essere diversa. Assolutamente. Dario è morto. E un giorno vi spiegherò perché. Beh, è sempre la solita qui, sei morto, vabbè, non ce lo spiegherai mai, grazie. Praticamente il tuo martello si abbatte sulla pianta e un tentacolo vedi che cade in terra staccato dal tuo colpo. La pianta questo punto si avventa su di te e è come se si aprisse con tantissime braccia e una dietro l'altra prova a colpirti. E sono tantissime. Sì, 40 io sto attacchi. Dietro allo scudo. Ovviamente nel frattempo ho esortato il ladro a unirsi alla ciurma. E cosa fai? Ti unisce la ciurma o no? Io tiro fuori l'arco, vedo una perfetta linea di vista appena mi sporgo e tiro verso la pianta. Aspetta. Dopo. Aspetta. Praticamente una selva di tentacoli provano a mangiarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È un continuo. Sei continuamente mancato da questi tentacoli. Fin quando a un certo punto spunta un tentacolo più grosso, ti colpisce, ti fa troppi 6 danni. Ahia. Io sarei quasi morto. Sei,
Non solo, oltre che a colpirti, questo tentacolo comincia a costringerti e senti che piano piano si stringe intorno a te e la sua morsa è pesante. Nello stesso istante in cui tu vieni cinto da questo tentacolo, il nostro bel ladruncolo appare, Gastone, appare dall'angolo e praticamente vede la scena di fronte a sé. Non hai il tempo perché tutto questo accade abbastanza velocemente. Quindi, di nuovo, armi dal lancio, Gunt. Ah, il vaso sta pianta. Yes. No, è invasato. No, no, non è invasato. Ha detto che non è invasato. Proprio la battuta. Esatto. Ma Gaston era un'altra stanza. No, vabbè, ragazzi, scusa. Ragazzi, cioè... Scusa, sposta la telecamera a sto punto. No, perché tipo fissata coi tasselli al non lo so, non so se riesco. Sì, non si vede, con la allora, lui tira 20 dadi, no? Un altro 20. Ma lo sai che si fanno rotolare i dadi? Non è che li devi lasciare lì. Adesso guardare. Non mi vedrete mai più nella diretta. Non è che tiri su e lo poggi. No, allora, no, è chiude gli occhi e non dica uno. I dadi hanno un cuore e quello sì. Che... Sì, prima o poi ti rimanda. Prendi, prima o poi ti verrà dato. Che altro il mago lo farà uno al posto tuo. Beh, esatto, vabbè. ok, quindi direi che l'ho colpito di nuovo. Sì, assolutamente. La tua freccia parte. Ah, faccio 20 perché qua i critici non esistono, quindi è inutile. Infatti. Oddio, no. Diciamo che per colpire Lord Moses serve quasi un critico, però... Ah, no, vabbè, certo. 3. Ok, 3 danni, perfetto, che sommate a quelli dei precedenti vedi che si conficca su di un tentacolo che si muove in maniera più lenta con la tua freccia conficcata dentro. Gastone, Gastone in realtà vedendo la scena che c'è una cazzo di pianta carnivora usa quella cosa di cui l'elfo non è dotato, ovvero il cervello, accende una torcia e va a bruciare la pianta. Allora, siccome sei in battaglia, per accendere una torcia va tirato un D6 e devi fare o 1 o 2. Vabbè, ragazzi, io mi allontano. Ero 2 D6 per il... in maniera cautelativa. Cioè, non è che ci ha messo lo spirito sopra. Perfetto, accendi la torcia. E la uso come arma. Sì, e la usi come arma. Solo che non ce la fai a raggiungere subito e attaccare... la pianta al prossimo round sei in grado, ti avvicini comunque o no? Per forza proprio in corpo a corpo? No, se non posso attaccare no, cioè, okay. 3 passini più indietro, cioè scemo sì ma non così tanto. Salviamo, okay, certo. Amico Huffling, i tuoi panini. Che in questo momento è baciato da una luce divina. Melvin, io cerco di liberarmi da questo tentacolo che mi ha agguantato, diciamo, e sì. Col martello provo a reciderlo come è successo prima. Potrei prendere anche uno schiacciacarne mentre c'eri, tanto. Vediamo. 17 in tutto. Colpito. Ok. Danno. 7 in tutto. Ok, un altro tentacolo, vedi che cade sotto il tuo martello, che lo colpisce e senti anche... Hai come la sensazione che la pianta in un qualche modo guaisca, eh? Come se emettesse un gemito qualcosa. E per pochi istanti il tentacolo in terra continua a muoversi e la pianta però riversa la sua rabbia nuovamente su di te, anche se la quantità di tentacoli sta diminuendo grazie ai tuoi colpi e ai colpi dei tuoi compagni. Il primo tentacolo, il secondo tentacolo, il terzo, il quarto, sto tirando una selva di dadi, te lo vorrei dire. Il quinto, il sesto tentacolo provano tutti uno dopo l'altro a colpirti, ma nessuno di questi riesce a chiudere le sue fauci sulla tua armatura. Bravo Panzerotto. Io praticamente questo Halfling è dietro lo scudo che sta cercando di parare. Con questi denti esatto. Che arrivano e provano a pinzarti in continuazione? Sì, sì. Vai, continua così, se resisti ancora un po' lo facciamo fuori noi. Oddio. Tu stai lì e non ti preoccupare. E io mi rivolto verso Gastone e faccio, ah, ottima idea! E dallo zaino ti Oddio, no, tu non ti avvicini. Grande. Tiro fuori una boccetta d'olio. Bravo, bravo. Ok.
e gliela vorrei tirare addosso alla pianta. Ecco. Allora, così adesso me la faccio cadere addosso, passa Gastone e mi brucia tutto. Per tua fortuna Gastone è andato più avanti. So, meno male. Quindi, al massimo sarai solo sporco di olio. Tiri fuori la boccetta, la vuoi lanciare? Prego. La voglio lanciare. Prego. È un tiro su classe armatura 9. Okay. Dopodiché sarà ad aria, quindi l'olio colpirà anche il tuo compagno accanto. Vabbè. 9. Mi assento momentaneamente, scusate, torno immediatamente. Allora, 9 purtroppo non ce la fai. Ti serviva 10 per colpire. C'hai un bonus su destrezza? Non ricordo. No, ho 12 di destrezza, quindi... No, e allora non c'è nessun bonus. 9 giusto giusto. No. Praticamente la tua boccetta vola in aria. Tu, Melvin, mentre Iorade non c'è, mentre è lì che col suo scudo sta provando ad evitare i colpi di questa pianta carnivora, ai suoi piedi cade questa boccetta d'olio che si infrange in terra e si cosparge tutto intorno a lui. Armi a distanza, Gunther? Ah, scusami, Cedric, volevi dire qualcosa? No. Sbagliato. Scusate. Quindi vado? Terzo lato diverso, vediamo. Sì. Vediamo cosa combina questo. Beh, 17. Ok, colpito nuovamente. Nerfate l'elfo. Melvin si vede passare frecce, boccette d'olio, tutto attaccato alla sua testa. Gastone. Tanto c'è un pedoforo che sta andando incontro a lui. Sei come l'Urukai che va incontro alle mura del fosso di Helm. Il mago è morto? Okay. No. Però tu forse sì. Mi ho appena lanciato una boccetta di olio incendiario sotto le gambe. Sai che quando mi sono allontanato l'ho pensato? Sei danni. Okay. Un altro tentacolo cade in terra sotto la tua freccia e sono 3. Tu che sei sotto, Melvin, ti rendi conto che la quantità di tentacoli sta diminuendo grazie ai colpi dei tuoi compagni. Gastone arriva proprio vicino a te mentre stai per attaccare. Io lo posso prendere, la pianta alle spalle. Quello che prima mi diceva, ma cosa fai sonno sulla pianta? Se vuole prenderla alle spalle, cioè, capito? C'è una pianta alle spalle. io non ho parole. Comunque, Emma, non hai preso 6 danni. Ci deve essere una regola contro questo cheat. Ma allora io comunque ovviamente ficco la mia bellissima torcia sulla pianta. Quindi tiro per colpire, immagino. Sì. 5 più 2, 7. Ti avvicini e sbruciacchi il tuo compagno, avvicini il fuoco verso il tuo compagno? Verso di me? Sì. Però se non mi dai fuoco sono anche più contento. Capito. Mentre solo caos fate. Riesci, prova ad evitare i tantissimi tentacoli che continuano ad attaccarti, e nel fare quello sposta la sua torcia verso di te invece che verso la pianta. Qualcuno mi ha buttato l'olio per terra, ci scivolavo. Gunther, prego. Dico, se si potesse sentire in questo caos di battaglia, si sentirebbe un profondo sospiro rassegnato. Sarei dovuto venire da solo. È a posto. Quindi fammi capire un attimo la situazione. Io sono intriso d'olio, con qualcuno mi sta sventolando. No, l'olio è ai tuoi piedi. E ai miei piedi? Sì. Ai tuoi piedi? Perfetto. Facciamo una barriera di fiamme. Allora, ma perché? Io cerco di... perché deve andare fuoco? Sai che questo re sanguinario poi ci chiede i danni perché abbiamo dato fuoco al balcone? Ma soprattutto ci ammazziamo da soli senza neanche che lo vediamo il re sanguinario. Cioè. Comunque, a me è già successo anche normalmente dare fuoco. senza piante carnivore. Strane. Di solito vado in giro a rovesciare olio in casa degli altri, però va bene. Allora, ditelo subito, lancio una palla di fuoco e non se ne parla più. Cioè. Certo, per una pianta. Allora direi che continuo a fendere martellate a destra e a sinistra tenendo su di uno scudo. E patapim patapum. E patapum, e patapim patapum. 13. E l'asting è più basso di 20 centimetri. Lo colpisci? Prego. 6 danni in tutto. Il tuo martello si abbatte sopra la pianta,
che quasi si apre in due, i tentacoli si afflosciano in terra, cadono e per pochi secondi continuano a mordicchiare, dopodiché poi si fermano e non si muovono più. Finalmente. Senza dover dare fuoco a tutto. No. Vabbè, però adesso grazie alla luce vediamo un sacco bene. La luce, sì, della torcia, sì. Che non sei riuscito ad appiccare sulla pianta. Sì, la mia torcia si sta spengendo, però... Vabbè, lascio loro andare verso la pianta a fare quel che devono fare con la pianta, non so nemmeno io, anche perché per me è un abominio della natura, una cosa del genere. E ma parla loro con l'orecchia a punta. Mi interessa invece il telescopio. Sì, anch'io, esattamente, essendo certamente. Lì... Quando vi avvicinate al balcone, vedete che comunque sia il giardino... Cioè, oltre il giardino, siete sopra al maniero, al piano del superiore, e riuscite a vedere davanti a voi quello che è il giardino. Mm. Sembrano delle rose, per quello che riuscite a vedere da quell'altezza, e dall'imbrunire tutto intorno a voi, che è tutto scuro, praticamente vedete in lontananza il cancello, ma non vedete altro, niente che si muove, niente che ai vostri occhi faccia qualcosa. Da qui non riusciamo a vedere le guardie collegate al cancello. Sì, però sono abbastanza lontane. Sono ancora lì, nel senso? Le vediamo? Sì, sono a una più di 30 metri circa. Sì, sì, sì. Quindi io vorrei guardare... Allora, il telescopio è d'oro e argento. Ok, un momento. Prima di guardare dentro il telescopio, e se lo stai per fare, ti metto un attimo la mano sulla spalla e ti fermo. Dimmi. Guardo se ci sono delle incisioni, delle scritte, qualcosa sul telescopio. Incisioni. Allora, non tanto, non c'è niente, se non questa fattura molto molto pregiata. Ha un treppiede, si regge appunto su un treppiede. E non c'è nessun tipo di incisioni, solo okay. Che ti rendi conto che in sé per sé il telescopio potrebbe avere un valore, solo che è abbastanza grande da trasportare. È grande come una spada lunga, però un po' più grosso. Sembra che stia puntando verso la luna? No, sta puntando verso il cielo. Beh, okay. Allora guarderei se per te. Non... Prego, mago, guarda pure tu. Ti affacci? Ci metti l'occhio? Sì, ci metto l'occhio. Ok. Ci metti l'occhio e rimani cieco. No, ci metti l'occhio. E praticamente quello che vedi non è quello che ti saresti aspettato, perché non vedi stelle o pianeti. Vedi una scena, un qualcosa come se fosse vivida lì accanto a te. Un essere abbastanza di una certa età, anziano, con un aspetto abbastanza... vampiresco, lo riconosci dai denti a punta, che in un qualche modo sta osteggiando una persona più giovane di lui, anche lui è un vampiro, lo sta quasi bullizzando, lo sta in un qualche modo schiavizzando, fin quando a un certo punto questa persona si rigira, lo uccide e si siede su quello che è una sorta di trono. Questa è tutta la scena che te vedi guardando all'interno del telescopio. Interessante. Cosa vedono? Pochi istanti prima di staccarti, mentre stai valutando la situazione, ti rendi conto che questa persona più giovane che ha ucciso la persona più vecchia prende il sangue di questo morto e lo beve, soddisfatto con tutto il sangue che gli cola dalla bocca. Cosa vedi? Non è quello che mi aspettavo, dico tirando su. Sembra un qualche ricordo di questo barone sanguinario, o comunque re. Del nostro re sanguinario, scusate. Voglio vedere a sto punto se mi faccio raccontare un po' la scena, cosa? Se vedo la stessa cosa, o se vedo qualcos'altro. Tu vedi la corazzata con Tionkin invece. Esatto. 90 minuti. E niente, guardo se vedo la stessa cosa o...
Sì, ti avvicini e anche te hai come l'impressione di rivedere la scena che ti ho raccontato, che ho raccontato prima. Ok, okay. La stessa scena, la ripercorri, è come se ti passa, è come se fosse una visione accelerata, in pochissimi secondi questa scena si esegue davanti a te, non c'è audio, è come un film muto. Ok, okay. Però riesce in qualche modo a darti il senso di quello che sta succedendo. Anche io una domanda: ma il telescopio ha l'oculare smontabile? Ti avvicini e ti sembra che sia smontabile. Sì, il resto è d'oro e d'argento, lo smonto. Svito, una tassa per gli orfanelli. Ma mentre loro sono lì che lo stanno guardando, no, appena l'elfo si è tolto. Mentre lì che guarda, quanta delicatezza hai fatto. Ecco, come lo smonti e che cosa ti porti via? Il pezzo più piccolo. No, il pezzo più piccolo. Guardandolo, ti rendi conto che varrebbe molto, molto, molto il telescopio, ma al tempo stesso. Proprio quando ti avvicini all'ottica, vedi che è anche molto molto fragile, quindi trasportarla sicuramente comprometterebbe potenzialmente il valore del telescopio. Torniamo a prenderlo quando abbiamo finito, ladro dalle mani avide e lunghe. Ma poi soprattutto così riduci nettamente il suo valore. Che te ne fai di un'ottica e basta? Rotta per giunta l'infrastruttura. Dicevo, mentre nascondiamolo tra la pianta morta. No, prima che voi tocchiate quella povera pianta morta, mentre povera. Loro guardano i film e smontano i proiettori, io vorrei controllare la pianta morta, cioè capire di se effettivamente, erboristicamente parlando, è di valore o se comunque presenta delle proprietà interessanti. Se si può cucinare, se si può mangiare, è buona anche. Ci si può estrarre un decotto. La osservi, la guardi e hai così la sensazione che non abbia così tanto valore. Ok. E nemmeno potenzialmente sia anche commestibile, però non si sa mai, magari in qualche mercato, qualcosa di esoro. Qualche sua bocca con questi denti gialli potrebbe essere utilizzata come merce di scambio per qualcosa. Ma me ne prendo una di queste anche come souvenir per imbastirci proprio una bella storia ricca di dettagli. Ok, un tentacolo con la sua bocca o solo la parte finale, il bulbo? Un pezzo di tentacolo. Quanto sono lunghi questi tentacoli? Un paio di metri? No, diciamo una ventina di centimetri di tentacolo più bocca. Ok, perfetto. Io vorrei avvicinarmi poi anche alla pianta e prendere un paio di delle sue foglie. Sì, prima tutti sul telescopio a smontarlo. No. Io invece a questo punto mi disinteresso e inizio a guardare di quell'altra che dovrebbe essere un'altra entrata uscita. Sì, no, è un accesso appunto verso la stanza, verso l'interno, scusami. Sì. Tu ti avvicini verso praticamente la pianta e che cosa vuoi vedere? Io mi avvicino alla pianta. Sì. E niente, no, vorrei prendere un paio di delle sue foglie. Sì. Aprire il mio libro di incantesimi, metterle dentro, vedete che sfogliando dentro ci sono varie piante secche e robe così, no? Alcune tenute con delle graffette e poi le chiudo e metto via. Mi piace collezionare un po' di cose. Un mitomane delle piante, a posto. Pensavo ce ne fosse solo uno con le orecchie a punta, invece siete in due, ecco perché andate d'accordo. Intanto io sono già avanti, come sempre d'altronde. Quindi stiamo vedendo l'interno di questa stanza. Sì, stai vedendo di quello che è, sembra una sorta di accesso alla parte del superiore del maniero, sì. Ok. C'è un crocevia, c'è un corridoio che va ad est, un corridoio che va a nord e un corridoio che va ad ovest. Credo che va ad ovest, dovrebbe andare a schiantare praticamente sul corridoio che abbiamo appena lasciato.
Sai, magari c'è il ripostiglio delle scope del resto. La luce è l'unica fonte di luce, quella che arriva dall'esterno? Sì, l'odore è quella che arriva dall'esterno. Sì. Odori, rumori particolari? Quanto c'hai per sentire l'amore? Due, aspetta che te lo dico, 2/6 mi sembra. Ok. Sì, con te. Sì. Provi ad ascoltare, ma non hai la sensazione che ci siano dei rumori. Ok, d'altronde non ci sono stati fino adesso, quindi... Infatti. Bah, guardo un attimo pavimento, qualcosa di particolare, è lo stesso tipo di pavimento di prima? Lo stesso tipo di pavimento che hai visto nel corridoio, ben curato, e in terra comunque sia ci sono sempre queste tracce rugose, quasi come se fossero delle vene, così come anche sulle pareti, sia a destra che a sinistra che davanti a te. Che meraviglia. Come se lo stesso in un qualche modo fosse vivo. Le vene pulsanti. Chi è che è stato ferito? Io. Aspetta ad entrare, fasciati bene e cerca di non sanguinare per nessun motivo. O di far cadere sangue sulla bocca. A meno che hai un gatto da lanciare. No, purtroppo chi doveva protestarsi la gabbia dei gatti se l'è dimenticata, quindi... io invece non sono ferito, quindi cercherò di ferirmi adesso. Costeggio la parete di sinistra, quindi appena entro... Sì. Sto sulla sinistra, costeggio la parete di sinistra e guardo, esatto, ecco, okay. Guardi, vedi che il corridoio dopo qualche metro si ferma e non continua. Il muro è uguale agli altri, rugoso, con delle venature e ogni tanto sembra che dei piccoli rivoli di sangue anche lì lo percorrano dall'alto verso il basso. Ok, a questo punto torno indietro, ripasso davanti all'ingresso, faccio la stessa cosa costeggiando la parete destra. Sì, la parete destra vedi che continua per altri 6 metri e c'è una porta a nord-est che ora vedrai, in alto a nord-est. Il corridoio uguale, rugoso. Okay. Sempre leggermente sanguinante, abbastanza importante, aggiungo io. Sì, sufficientemente inquietante, sì. Mentre passo e vado di là, butto un'occhiata anche a nord per vedere se riesco a vedere qualcos'altro in più. Sì, a nord il corridoio continua, e visto che la tua visione è 18 metri, infatti ti permettono in qualche modo di vedere. Il corridoio continua con due porte dopo circa 6 metri circa, sia a destra che a sinistra, e una porta in fondo al corridoio dopo circa 12 metri. Chiudono lo scenario. Allora, torno indietro, riferisco la planimetria del luogo. E allora, dando per scontato a questo punto che a sinistra per il momento non ci interessiamo, che facciamo, signori? Beh, io andrei a est. Io però, scusami, ma il corridoio è completamente vuoto, quel corridoio che da... Sì, non c'è niente, c'è solo le pareti rugose e basta. Potrebbe essere che le due porte sulla nostra destra siano collegate alla stessa stanza. Stessa stanza, è possibile. Proviamo a origliare, scusate. Sì, esatto. Proviamo, scusami, non ti ho sentito. Origliare, io farei un origliare porte sulla quindi porta sulla porta a nord-est? Lo farò a me, va, che le tue orecchie sono ottuse. Su questa, sulla porta nord-est? Ma la mia spada punta. Sì, su quelle lì di destra, grazie. Ah, ho capito. Ora, queste, le tue sono acute? Esatto, e le sue sono ottuse. Vedi, una persona intelligente che capisce le mie battute. Non ho mai apprezzato così tanto le taverne Huffling. Io sempre 2/6, origliare. Sì. Ti avvicini? Non sembra che in un qualche modo ci sia alcun rumore proveniente dall'interno. Ok. Ladro, fai il tuo dovere.
Magari aperta, sai, no, abbasso. No, no, ma sei proprio... Io veramente, ma cosa sono venuto a fare con voi? Ma secondo te è tutto pieno di trappole, adesso su ogni cosa, dai, su. Guarda, apri pure tu, io intanto però mi allontano, d'altronde mamma in questo nero non esistono trappole mortali, no? Non ci ho sentito questo. Già. Io mi allontano e faccio un paio di passi indietro. Ovviamente cerco se ci sono trappole prima di aprire. Ok, quanto è la tua percentuale? Trovare trappole tesori 30, scassinare 35. Allora, cominci a controllare, ma non ti sembra che ci siano trappole, o almeno questa è la tua impressione. Coraggioso. Chi? Ma ci fidiamo dell'operato di questo ladro? Io no. Il mio nome è Melvin Oberlock, detto lo scagliato, e poi vi quindi spiegherò perché è scagliato. Devo prendere e lanciare? No, è per un altro motivo, ma intanto apro la porta dentro. Ossimi. Arbitro, io apro la porta dentro. Perfetto, te lo dico subito. Apri la porta, davanti a te si presenta quella che è una sala semicircolare. La stanza è abbastanza particolare, è come se fosse una cupola, ma semicircolare. Okay. Il soffitto è completamente dipinto come se ci fossero delle stelle, un cielo blu notte, delle stelle. Dalla parte opposta da dove sei entrato un grandissimo libro che è adagiato sopra quello che è una sorta di pulpito. Nel mezzo alla stanza un oggetto molto molto particolare, dei bracci che muovono in maniera ritmica quelli che sono dei pianeti disposti sopra questi bracci e ruotano continuamente. Continua a ruotare, a ruotare, a ruotare. Beh, io rimango molto affascinato da questa. È molto particolare. Questa cosa è molto bella, però mi sembra che. Inizio a discutere col mago di cosa sembra stiamo vedendo. Sembra che il nostro anfitrione sia un grande stimatore dei cieli. Ma c'è quindi una specie di leggio con un libro. Scusami? Una specie di leggio con un libro, un mobile, qualcosa. No, non è una leggio, c'è questo librone sopra. Ok. Non è proprio... Io con circospezione mi avvicino e ci butto un occhio, dato che... Sì, quando passi accanto a questa sorta di struttura cosmologica, è più chiaro che nel mezzo c'è questo oggetto che funge da stella, che brilla e ha una forma alquanto particolare, perché ha una forma di icosaedro, praticamente illumina e sprigiona questa luce e intorno a sé girano queste aste con adagiati sopra questi pianeti. Il libro è molto imponente, molto molto grande, e ha una è di fine de fattura, e è lì che ti aspetta. Io ho delle conoscenze astronomiche che mi permettono di capire se questo sistema solare rappresentato è corretto o ci sono delle cose in più. Allora, sicuramente ti rendi conto sì, che assomiglia molto alla cosmologia del vostro mondo, quindi questa stella al centro che emana questa luce, e questi pianeti sono quelli che di notte vedi muoversi e che hai studiato sui libri. Sì, ok. Al vostro del sistema, che non posso dire solare. No, però, beh, certo, no. Sì. Riesco a individuare quale dovrebbe essere il nostro di pianeta? Sì, ti rendi conto che quello lì più piccolo è il vostro, che è l'unico che non ha una luna in corpo. Che non ha un satellite, scusami. Sto libro aperto, in che linguaggio è, nel senso? Allora, il libro è scritto in un linguaggio che tu non riesci a conoscere, e quindi non mi aiuta neanche lettura con linguaggio magico. Giusto, te sei giusto. Sono ladro, per quello dicevo. Giusto, scusami, me l'ero scordato. Tira un dado percentuale. Ok. Sei morto. No, 78, signori, di nuovo. Perfetto. 80. Cominci a, per,
percepire che sono lingue particolari, così la tua esperienza ti permette di leggere queste lingue che non sono magiche, perché se no non le potresti leggere. Sono scritte in linguaggi nei più disparati, quasi come se fossero anche linguaggi alieni, che avevi letto in qualche biblioteca nel tuo pellegrinare. Parlano di quello che è come i pianeti devono comunicare fra di loro, come i messaggi possono essere trasferiti da un pianeta all'altro, come appunto i mondi, i vari mondi, possono essere messi in comunicazione. È tanta roba questa. Vale, vai, vai, Halfling. Arbitro, sì? Ho una domanda. Quant'è il valore del planetario? Ma soprattutto, allora, la stella quanto vale a occhio? Allora, la stella innanzitutto è quella lì più brillante. Sì, esatto, cioè si illumina da sola, è una lampada pazzesca quella. Perché si illumina. Ci sarebbe proprio vicino al mio comodino, tac. Dai, però è a tocchi. Figa. No, ma nel senso, immagino sia abbastanza prezioso il sistema in sé. Molto, molto. Molto, assolutamente. È il molto, non è che te lo puoi portare via, cioè. Ma il libro sì. potrebbe valere, ma anche gli altri stessi pianeti, solo che il valore non si tratta di migliaia e migliaia di monete d'oro, però insomma, magari così, occhio, 300-400 monete a pianeta potrebbe valere. Wow. Il libro ci sta nello zaino. No, è un po' ingombrante, però cioè, allo zaino è grosso. Quel pianetuccolo lì è molto interessante. Io comunque volevo vedere meglio da vicino il nostro pianeta, se c'è qualche cosa di particolare. Io non indugio oltre e prendo la stella e me la intasco. Tira un D4. Aia. Lo so che facciamo casino. È stato bello avere un affine. Gli altri devono fare casino. Aspetta. 2. Allora, quando te tocchi questa sfera, che la tocchi, che la estrai, questo planetarium si blocca. In un qualche modo tutto cade in terra fragorosamente, distruggendosi, e quello che riesci ad udire è come se trilioni e trilioni di persone in un qualche modo stessero urlando di terrore, di paura, proprio odi questa, vieni pervaso, e ti dico, mi fai un attimo, sono paura. Non c'è un tiro contro la pazzia, ok, però mi fai un bel tiro salvezza contro morte? Sì, ma morte sì. Altro no, morto sì, però. Sì, 8. Ti va bene perché tu, Halfling, sì, c'hai dei tiri salvezza da Mazinga Z, quindi sarei morto direttamente. E allora, no, comunque rimango impietrito da questa cosa, cioè spaventato. Io mi giro di scatto, tipo Bilbo nel Signore degli Anelli, quando ci vengono anche i detti accuminati. Stai facendo? Pazzo di un tuc. Folle di un tuc. Prossima volta buttatici tu. Esatto. Non solo, la stella si spenge. No! Assolutamente. Era attaccata al... Certamente, sì. Hai la sensazione che intorno a voi, in un qualche modo, la luce sia sempre minore? Allora, io velocemente chiudo il libro, provo a vedere se ci sta nello zaino e poi mi lancio per uscire dalla stanza. Allora, il libro non ci sta nello zaino perché è veramente grande. Veramente grosso. Sì. Però lo puoi trasportare, è come se tu te lo legassi spalle o qualcosa del genere. È veramente grande. È grande, sì, come uno zaino. Cioè, o ci metti quello o non ci metti altro. Sì, se lì in scala sembra un metro di larghezza. No, insegnerò allora a leggere agli orfanelli un'altra volta. E esco dalla stanza e consiglio ai miei compagni di far lo stesso. Prima che la notte ci gremisca.
io mentre esco dico follia, follia. Pazzo, oh, di un nothing. Non hai mai rotto qualcosa tu nella tua vita? Voi non avete idea di cosa avete fatto. E me ne ma, neanche tu, ma neanche tu, gli dico. C'è quello è il problema. Neanche io. Scrotolas, non hai mai rotto niente nella tua vita? No. Sì, fidati, hai rotto. Hai rotto. Parecchie cose sono state rotte in questo tormento. Io l'ultimo gesto di avidità. Ecco. Il ladro ero io, ragazzi. Ciliegina, cioè, vabbè. Vado verso il libro e ne strappo quante più pagine riesco. No, perché? Anche in bocca. Ma che di round di 12? Capisco un halfling. Mago. Scusa, potrebbe esserci una qualche formula magica per ripristinare le cose. Questo è il motivo per cui gli elfi si isolano dal resto del mondo. Anche i ladri. Re. Vai, Scrunch. 3. Abbiamo di 12? 3. Ok, riesci a strappare tre pagine che comunque sia sono grandi come un lenzuolo, quasi. Sì, sì. Per farti notare che mettere dentro lo zaino è una fatica abbastanza. Sacrilegio. No, li arrotolo. Corro via. Ah! E corro. Ti va bene che non sei l'uomo dalla forma gnomica. Attento a correre perché se inciampi e cadi in terra. No, infatti, di 6 più 2 alla fine. È come lanciare una manciata di dadi, poi. Ok. In terra, quando passi accanto a quello che era questo astrolabio, questo planetario, lo vedi distrutto, completamente distrutto, in briciole. E pochi istanti prima era illuminato e... era bellissimo. Principessa. Se non sapete di cosa stiamo parlando, recuperate le live di Fabula Ultima. Io non ce la posso fare, li ammazzo tutti in qualche modo, non ce la posso fare. Comunque no, passando di fianco il mio cuore un pochino si... Non te si frega chiude. Niente, se no bestia. No, non è vero, un pochino mi si chiude perché... Sì, la vena. Soldi, la mia. Colesterolo un po' alto. Ma porca miseria, senti, ti tiriamo avanti, vado verso la porta. Arrotolo i fogli. Sì, e fatti la canna. E spostiamoci. Beh, magari, comunque, come dicevo, qua dentro. Io come dire, faccio segno al mio amico Huffling di uscire, e poi lo guardo. Dumbo, cosa spacchiamo oggi? Però alla fine questo, e lo guardo comunque, adesso che è spento, cioè, cos'è, una palla liscia? È un... Ci giochiamo a bowling? Sì, infatti no, sto vedendo... Famoso gioco presente nelle sale dei vampiri. Seguiamo oltre, io a questo punto, uscendo dalla stanza, costeggio la parete e svolto subito a destra. Cosa sento le tue orecchie d'elfo su quella porta? Stronzate. Due parole. Ma sì, cioè, sei veramente, ecco, antipatico costantemente. Solo una cosa, arbitro, effettivamente sì. Io non l'ho guardata questa sfera è completamente, cioè, come è fatta? Ha delle incisioni, allora, sopra. Te devi pensare a come se fosse un pianeta, sì? Quasi come se fosse vivido, quindi lo vedi come se tu prendessi una sfera come la Terra, sì? E la vedi colorata con le montagne, con i mari, con tutto. Ok. E ha questo colore turchese, sì, abbastanza intenso, alternato a questo ambra, questo rosso, ma vedi che piano piano si sta affievolendo. Nonostante questa brillantezza si stia affievolendo, riesce a capire che ha un certo del valore. I 350-400 milioni di euro le può valere sempre. Sì. Ok, va bene. Me ne tasco in saccoccia. Perfetto. E a quella porta? Sì. Origlio. Origli. Ora, non so se si vede, ma io sto usando i dadi della scatola rossa. Oh.
Sì. Ti metti ad origliare e non sembra che provenga alcun rumore dal suo. Fammi controllare, va. Ma più che altro proverei a questo punto, visto che sono lì, a origliare anche la parete di rimpetto e quella a nord. Sì. Allora, ti metti ad ascoltare quella... Allora, considera che ogni volta che ti metti ad origliare passa del tempo, essendo nella old school, il buon arbitro tira per gli avvenimenti casuali. Mentre lui fa questo... Siete stati fortunati fino adesso che il mio tiro di dado è sempre stato sfortunato. Mentre lui fa questo, io posso cercare trappole e aprire le porte? Si ottimizza qua. Quindi. Quale? Beh, quella prima che lui ha origliato ha detto non c'è niente, ok, controllo se c'è una trappola e poi l'apro. A destra, ok. Certo. Perfetto. Ti dico subito. Ah, per te non c'è assolutamente trappole. Quindi l'apro. Sì, mentre te ti metti ad origliare la porta, accanto a te senti la porta che si apre e fa un rumore. La stanza è una stanza abbastanza grande, completamente piena di tele che raffigurano immagini, mondi, paesaggi, persone e tutto quello che uno può pensare. Non solo, hai l'impressione per un attimo che qualche tela in terra si muova, che abbia un'immagine che al suo interno si muova, ma è solo un'impressione. Forse dalla porta da dove sei hai questa impressione. Dumbo. Guarda che Dumbo, là mi sembra di aver visto qualcosa, e dico verso l'Africa. Sono dei dipinti che si muovono, sono esperto, queste cose. Se volete che faccia casino anche qua, non c'è casino. No, resta indietro. No, potresti spezzare tutte le varie tele, tutti i vari dipinti. Fare dei bei Ci sono anche dei pennelli, tipo degli armadi, no, qualcosa. Ci sono solo tele appese al muro, sdraiate in terra, appese al soffitto. È completamente ovunque, pieno zeppo di tele. Allora. Io faccio un bel respiro. Okay, vai. E chiudo la porta perché non c'è niente di una tela da portare dietro, l'altro le strappa, non ce ne facciamo niente. Magari valgono, che ne sai. Sì, però ci sta raccontando molto del... Sì, ma io non devo scrivere un libro di storia, io devo sostenere degli orfanelli. Magari con i dipinti ce li sostiene come? Le opere d'arte sono comunque... Non lo capisco. Una cosa molto tipica delle persone che sono ricche è quella di nascondere le proprie cassaforti dietro i quadri. Fai vedere! Amico mago, gli riapro la porta. Prego! No, grazie. Non sono qui per questa cosa. Cioè, non sono la persona più adatta. Sì, dovresti essere tu ladro a fare questa cosa, ma evidentemente sei un ladro sfaticato. No, non è sfaticato, solamente è intimorito, vero? Inizia per in, ma finisce per utile. Santa pazienza. Se non vuoi vedere cosa c'è di lì, andiamo a vedere l'altra porta. Ma infatti io butterei gli occhi alle altre porte prima. Io volevo origliare la porta che sta esattamente dall'altra parte rispetto a quella dove ci sono i dipinti. Certo. Ti avvicini e non sembra che provenga alcun rumore dal suo interno. Dico, ehi, questa sembra vuota. L'avevo già detto io. Trappole e poi apriamo. Scusami che l'avevo detto. Mamma mia, cioè, non aprite delle porte, cioè, coraggio. Controlli e sei abbastanza sicuro che non ci siano trappole su questa porta? Apriamo. Perfetto. Prego. Aprite la porta. La stanza è una stanza grande. Con una scala che va verso l'altro, quattro statue corazzate con in mano un falcione, quattro colonne che vedete praticamente
vicino alle statue corazzate, e una porta a nord, non so se riuscite a vederla voi. Sì, intravediamo, intravediamo. Davanti alle statue sembra che in terra ci siano degli sgraffi, qualcosa, come se qualcosa di pesante fosse stato trascinato di sopra. Tipo le statue stesse. Con questa apertura... Sì. Chiudiamo la serata. Chiudiamo la serata, così chi è andato a letto con la strizza? Sì, sì, io sto già preparando la palla di fuoco comunque. Che ansia, esatto. Si sta formando nella mia mano la pallina palla di fuoco. Sto ingerendo il guano di pistrello.